Oggi siamo a Nogara, al piccolo hotel, in una splendida giornata di sole. Qui infatti la nebbia ormai si vede pochissime volte. E qui siamo vicini alle campagne che ci forniscono una gran quantità di verdure, di ortaggi, sì, a chilometri zero. A chilometri zero, proprio perché la signora Graziella ha tutta una serie di produttori che le forniscono la verdura e la frutta verdura di delle nostre zone, certo. Di stagione. Proprio utilizzando questa verdura facciamo il primo piatto, vero? Sì, riusciamo a fare le tagliatelle con il cedro e i pinoli, una pasta fatta in casa, l'uovo, molto leggera. Certo, quello che ci ha incuriosito è l'utilizzo di un agrume. Abbiamo utilizzato limoni, però normalmente vengono utilizzati cedri, che hanno una sostanza molto aromatica sulla buccia, e infatti utilizziamo la buccia, che è solo la parte superficiale, e partiamo da un soffritto di cipolla. Ora, il soffritto, ricordiamo che non è necessario farlo con grandi quantità di olio. Un cucchiaino di olio con la cipolla tritata molto finemente è sufficiente per persona. Certo. Quindi, un cucchiaio di olio per due persone va benissimo. Sulla base di questo soffritto vengono poi aggiunti del pepe verde, viene aggiunto il pinolo, viene aggiunto poi della verdura, che è sempre a chilometri zero, in modo da compendiare quella che è la quantità di amidi che ci apporta questo piatto, che poi è profumatissimo proprio per il cedro o la buccia di limone, ai quali viene aggiunto anche un po' di succo proprio per dare questo gusto, che poi viene accompagnato da un bicchiere di bianco. Certo, un buon soave barricato che ci dà altri profumi. Abbiamo poi un piatto invece di base proteica. Per due persone va benissimo un filetto attorno ai 100-150 grammi. Questo è un filetto particolare perché viene marinato per un certo periodo di tempo in frigorifero dentro a una miscela di sale e zucchero di canna. In linea di massima è 2/3 di zucchero di canna per 1/3 di sale. Cosa succede? Che il tonno, questo è un tonnus tinus, un tonno rosso molto pregiato, in questo modo si asciuga, diventa quasi un preparato, non è proprio più tonno fresco. Difatti il cuoco poi provvede a fare una crosticina di pistacchi, anche questa crosta è fatta da una miscela di pistacchi e fecola, in modo da rivestire completamente il tonno, che poi viene, una volta finita la marinatura e appunto rivestito da questo composto, viene passato in forno caldissimo in modo da cuocersi solamente in superficie e mantenere l'interno abbastanza crudo, ma non è proprio un crudo, è come se fosse quasi un prosciutto, quindi un prodotto asciugato e già cotto nella sua marinatura. A un piatto così saporito, che ricordiamo comunque va accompagnato da una gran quantità di verdure, non associamo un bianco ma un rosato molto profumato. Ecco, un bicchiere di vino a tavola con piatti così deliziosi sicuramente deve esserci, però ricordate che tutti i giorni dobbiamo sempre assumere una grande quantità di acqua, che deve essere sempre presente sulla nostra tavola, ma deve essere assunta anche durante la giornata.